assemblea del Lato Rifiuti Toscana Sud, nella quale si parlerà dei recenti provvedimenti che l'autorità per l'anticorruzione, nella persona del suo presidente Raffaele Cantone, hanno sottoscritto il 23 di novembre e ce l'hanno significato. Voi sapete che il presidente del Lato, cioè io, ha un'idea sull'argomento, cioè quella di far capire a Cantone, ma anche al prefetto di Siena, che lato che ci sono degli indagati, bene, che questo rinnovo avvenga non attraverso una nomina della parte privata che ha il 51% di Sei Toscana, ma avvengano attraverso una nomina prefettizia, quindi terza, quindi esterna, quindi indenne da tutto quella congerie di legami e di opacità che in questo momento caratterizzano il legame tra Sei Toscana e Ato. Ricordo che anche il direttore generale di Ato è agli arresti domiciliari, quindi c'è stato un problema non ancora risolto. Bene, noi vogliamo, io vorrei che si facesse una cesura completa tra il passato, fumoso quanto si vuole, e un futuro che vorremmo poter controllare come amministratori, sia per la legittimità, sia per l'efficienza, sia per l'economicità del servizio che deve essere dato ai cittadini. E poi c'è stato lo scorso venerdì, insomma, questo comunicato da parte di Sei Toscana che ha detto opereremo fino al 13 dicembre, poi lasceremo. Il Consiglio si è dimesso. Si erano già dimessi amministratore delegato e presidente, che sono gli inquisiti, però sulla scorta di quella decisione anche gli altri 7 consiglieri di amministrazione si sono dimessi. Il tema che infatti si pone oggi è questo: i consiglieri di amministrazione dimessi rimarranno in carica fino al 13, il 13 ci sarà una nuova nomina. Ecco, io vorrei che questa nuova nomina non venisse da parte delle società private, ma avvenisse da un organo di controllo che la legge prevede in questo caso essere il prefetto di Siena.